La San Pier di Canne che si può ancora, anzi deve crederci per quanto riguarda il discorso primo posto, a 48 punti al terzo posto. San Pier di Canne che ha vinto 5-0 al Rivoli ieri mattina contro l'Arenelle. Andiamo a vedere appunto questi 5 gol nelle interviste ad Attilio Schiaffino, allenatore dell'Arenelle, e a Giovanni Tassano, allenatore appunto del San Pier di Canne. Ma mi sei arrivato a questa sconfitta che ci può anche stare con Sampdoria di Cali, magari non ti aspettavi un passivo così pesante. 4-0 l'andata, 5-0 il ritorno. Sicuramente la differenza, cioè una bella squadra, allenata bene, giovani. E noi avevamo troppe assenze oggi per poter riuscire a fare qualcosa. Però, insomma, il campo credo che abbia parlato molto chiaro e non è, purtroppo non è la prima volta. Allora, mister, 5-0, avete sbagliato anche il rigore, avete fatto tutto voi. Ma sì, adesso è un periodo che stiamo bene. Se loro si divertano, come li insegno io, giocano anche bene a calcio. Il problema è quando c'è da tenere un po' più la concentrazione. Loro sono ragazzi, speriamo di arrivare in fondo bene. Arrivare ai playoff ormai dovremmo esserci, c'è già un bel risultato. Tieni presente che questa è una squadra che ha iniziato l'anno scorso e nessuno di loro aveva mai giocato a calcio in categorie, nemmeno in terza né in seconda. Quindi i risultati che stanno facendo mi riempiono di soddisfazione. Spero che loro capiscano l'importanza di tenere duro ancora 2 mesetti. Tu parli di playoff, però potresti anche fare un discorso sul primo posto, eh? Ma la matematica sicuramente ci permette di pensare a quello, però essere realistici penso che sia difficile. A parte che abbiamo ancora lo sconto in rete a Rapallo e bisogna ancora vincerlo. Penso che il Casarza abbia un calendario dove non so dove possono sbagliare, ecco. Quindi molto realisticamente bisogna pensare di arrivare ai playoff e cercare di arrivarci col numero maggiore di elementi in forma per poi potersela giocare lì. Occhio al San Pier di Canne allora. Prossimo turno vedrà Framurese Ruentes, Atletico Casarza Moniglia, San Pier di Canne Radio Portofino, Montepena Cavai, Poca Castaldi Arenelle, Locorecco Carasco, United Rapallo Ricalcio e Valle Riese. Bene, detto dalla terza categoria, possiamo passare alla seconda categoria dove si è giocata la 23ª giornata, ottava di ritorno. La Cogornese ha vinto 3-0 contro la Panchina, Imina Geniale Picciau, il marcatore appunto per la squadra di Diego Guattelli. La Calvarese ha risposto con un 4-0 rifilato alla Ciassetta grazie ai gol messi a segno da Piazza, Nassano e Lago Marsina, autore di una doppietta. Gli altri risultati: Cogne San Lorenzo 2-3 per il San Lorenzo, Levi Borgo Rotondo 2-0, Moneglia Sant'Ambrogio Uscio 2-1, Rapide Nozzarego Levese 1-1. Il Levanto ha sconfitto il Real Deiva in trasferta 1-0, Aurora Entella 2-2. Per una classifica che vede in testa la Cogonese con 51 punti, a 47 punti la Calvarese, a 44 punti il San Lorenzo, a 41 punti Real Deva e Rapide Nozzarego, a 35 punti Sant'Ambrogio Uscio, a 33 il Moneglia, a 30 il Levi, a 26 la Ciassetta, a 24 la Panchina, a 23 il Borgo Rotondo e Levanto, a 21 l'Aurora, a 18 il Cogne, a 11 punti Leivese ed Entella. Marco, allora continua questa sfida a distanza, però a Cogonese riesce sempre a mantenere quei punti di distacco che ha ottenuto nello scontro diretto e poi anche la domenica dopo quando la Calvarese aveva perso. Eh sì, è stato un ottimo momento da Cogornese, difende il suo vantaggio, prezioso, perché insomma ci si avvicina alla fine di questa stagione, la Calvarese si è ripresa, però effettivamente c'è questo solco che deve essere recuperato e non è facile perché devono sperare che, appunto, che la Cogornese faccia qualche battuta a vuoto. Risale imperioso a San Lorenzo, mi sembra sia la quinta vittoria consecutiva, se non ricordo male. La squadra di Santa Margherita Ligure finalmente è tornata ai livelli a cui l'aspettavamo dopo un ottimo inizio di stagione, qualche battuta a vuoto nella fase centrale invece di questo campionato. Discorso per la vittoria finale: al momento sembra ristretto a queste 3 squadre. Anche la battaglia per i playoff al momento sembra abbastanza chiusa, con Rapino Zargo e Real Deva favorite, anche se entrambe sabato scorso hanno avuto risultati sfortunati. Però l'inseguitrice, che era il Sant'Ambrogio, ha perso, quindi insomma, tutto sommato non hanno pagato ne nemmeno dazio più di tanto. È molto interessante anche in coda questo torneo. È stato un turno un po' paradossale, l'ultimo, perché sia Leivese che Dentella hanno fatto 2 ottimi risultati: la Leivese al Broccardi contro la Rapino Zarga ha pareggiato anche l'Entella contro l'Aurora, sempre in trasferta, e però vedono allontanarsi entrambe la salvezza perché il Levanto ha vinto e quindi si
ora sono a 12 punti di distacco tra appunto penultima e quintultima, quindi i playoff sono un playout, sono più lontani. Allora, intanto prepariamoci a vedere i gol sia della Cogornese sia da Calvarese. Per questo io ringrazio Emilio Garberini e Levante Sport TV che ci ha concesso queste immagini. Partiamo con la Cogornese che ha vinto 3-0 contro la Panchina. Ricordiamo i marcatori: Emina per l'1-0, il 2-0 di Geniale e il 3-0 di Picciao. Emilio, la Cogornese è davvero la squadra più forte secondo te? Ma secondo me sì, io ho visto la partita sabato e c'è da dire che la Panchina nel primo tempo è stata un po' equilibrata la partita, anzi forse la Panchina pur essendo sotto di un gol aveva fatto qualcosina in più nel secondo tempo, è venuta fuori la Cogornese, però c'è anche da dire che la formazione di mister D'Amelio era abbastanza rimaneggiata e la Cogornese sembrava quasi giocasse col freno a mano tirato. Poi ho visto domenica pomeriggio la Calvarese, mi ha fatto sempre un'ottima impressione, però penso che la Cogornese possa alla fine spuntarla sulla formazione fontanina e anche sul Sant'Ambrogio, che Marco dava ancora in lotta per il titolo. Il San Lorenzo. Il San Lorenzo, sì, scusa Marco. Figurati Emilio. Bellissimo siparietto, ma male sono le immagini sopra. No, invece credo che il risultato sorprendente sia la vittoria del Levanto, anche perché sono arrivate le dimissioni del tecnico, ora c'è una commissione interna e andare a fare risultato a Deiva è importantissimo, anche perché l'avevo visti la domenica prima contro la Leivese e non mi avevano fatto assolutamente una bella impressione né a livello di gioco né a livello di gruppo, si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Invece forse una buona sorpresa, però me l'aspettavo il pareggio della Leivese perché l'avevo visti bene e poi avevano vinto contro il Levanto, quindi una vittoria che poteva dare morale, sono passati di nuovo in vantaggio, credo che nelle ultime 6-7 partite 4-5 volte la Leivese è passata in vantaggio, poi vabbè ha subito la rimonta degli avversari, però questo vuol dire qualcosa, che la squadra c'è, vediamo ora come ora i playout non ci sarebbero, però vediamo, dai, è lunga. Andiamo a vedere allora i 4 gol della Calvarese. Chiedo a Marco, allora questa sconfitta nello scontro diretto un paio di settimane fa, secondo te ha pesato? Ha pesato soprattutto in termini di classifica, perché appunto si è creato questo distacco che non è ancora irrecuperabile, il campionato è lungo, però inizia a pesare, anche perché poi lo scontro diretto c'è stato, quindi non c'è neanche la possibilità di accorciare le distanze con la vittoria appunto nel confronto diretto, quindi la Calvarese ora è nelle condizioni di dover gufare una sconfitta almeno della Cogornese, e quindi pesata, poi è arrivata subito dopo la seconda sconfitta, se non ricordo male, con il Moneglia. Sono state queste due battute a vuoto per una squadra che non perdeva dalla prima giornata, che aveva guadagnato la testa della classifica e che ora si trova nuovamente a inseguire, mentre si arriva appunto al rush finale, insomma si arriva a quella parte del campionato in cui le squadre che lottano per qualcosa poi insomma, in qualche modo o nell'altro i punti li portano quasi sempre a casa, quindi ogni domenica che passa diventa più difficile. Abbiamo visto finora due gol, abbiamo visto prima il gol di Piazza per il vantaggio appunto della Calvarese al 55esimo minuto, questo che abbiamo appena visto è stato il raddoppio di Nassano circa 20 minuti dopo al 75esimo, eccolo qua l'esultanza appunto di giocatori della Calvarese, poi ci saranno i due gol di Lago Marsino seglati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro all'80esimo, questo qua per il 3-0 momentaneo. Adesso vedremo anche il replay, eccolo qua, il diagonale di Lago Marsino per il 3-0. E come detto, 6 minuti dopo è arrivato il definitivo 4-0, sempre ad opera di Lago Marsino. Intanto che scorrono le immagini, ricordo il prossimo turno, la Cogornese sarà impegnata sabato prossimo in trasferta contro la Leivese, la Calvarese ospiterà il Levi, San Lorenzo Real Deiva, Levanto Rapido Nozzarego, Sant'Ambrogio Uscio Aurora, Borgo Rotondo Cogna, Entella Acciassetta e Panchina Moneglia. Tanto scorrono ancora le immagini, Marco, intanto appunto stiamo per vedere questo gol. Impegno più difficile per la Calvarese o per la Cogornese? Ricordo Leivese e Cogornese, ma Leivese comunque sta attraversando un buon momento e la Calvarese che ospita invece i cugini del Levi, cugini della Leivese.
È difficile, sono due partite entrambe complicate. Levi in questo momento forse ha una classifica un po' più tranquilla, quindi potrebbe sulla carta essere un impegno un po' meno difficile. Però è anche vero che Levi è in salute, che non ha nulla da perdere, che non credo comunque siamo intenzionati a fare regali di sorte. Quindi insomma, sono due partite entrambe che possono presentare qualche insidia. Anche se non nascondo che vedo le due battistrada favorite. Benedetto della seconda.